Buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi, 16 novembre, venerdì 16 novembre. Oggi ci sono un sacco di cose interessanti sui giornali, quindi andiamo per ordine, cerchiamo di essere un po' più sintetici del solito, perché la prima vicenda di oggi è la lite sui rifiuti, così è titolata dal Corriere della Sera. Sostanzialmente Salvini ieri si presenta a Napoli e gli spiegano che il termovalorizzatore di Acerra, che grazie al quale abbiamo risolto in parte l'emergenza rifiuti a Napoli, beh, dovrà essere chiuso per manutenzione a gennaio e quello che dice Salvini è una cosa di assoluto buon senso, e cioè apriamo un termovalorizzatore in ogni provincia italiana. È tanto di buon senso che ovviamente Di Maio dice si tratta di un affare per la camorra e soprattutto non c'entra una beneamata cippa. Va bene? Non c'entra una beneamata cippa. Io domani sul giornale vi farò un resoconto di tutta questa vicenda dei termovalorizzatori e sul grande minchiate che sono state raccontate sui termovalorizzatori in Italia, che sono invece esattamente la soluzione al problema e il recupero dell'energia. Noi oggi in Italia che cosa facciamo? Prendiamo i nostri rifiuti e dove li mandiamo? All'estero. E cosa ne fanno all'estero? Non li bruciano? No, li termovalorizzano. Cioè noi paghiamo 30, 40 euro. Adesso non mi ricordo esattamente se a quintale o a tonnellata, insomma delle cifre comunque importantissime, domani ve lo scrivo con esattezza. E loro che cosa ci fanno? Non lo bruciano ovviamente nei forni, ma ne utilizzano questa materia prima per fare energia. A Copenaghen sono riusciti a fare un termovalorizzatore con sopra una pista da sci, e noi siamo qui ancora a decidere se questa è una roba da mafiosi. Questa è una roba che in realtà è gestita da grandi aziende italiane, che sono peraltro leader nel mondo, penso ad A2A. Beh, insomma, grazie a queste aziende noi abbiamo un know-how che vendiamo all'estero, lo vendevamo anche con Impregilo, ma secondo questa vulgata incredibile, è meglio avere i fuochi con la diossina nelle città rispetto che i rifiuti termovalorizzati. È chiaro che questo non c'entra nulla col contratto di governo, perché nel contratto di governo, buongiorno Rita, ciao Laura, nel contratto di governo sapete cosa c'è scritto? Rifiuti zero. Allora, se un contratto di governo prevede rifiuti zero, 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 porca puttana, se sono così dei geni che per loro come si fa a risolvere i problemi dei rifiuti, e cioè non farli, non produrli, beh, allora a quel punto avete capito con chi abbiamo a che fare. Secondo tema della giornata, il pugno chiuso di Toninelli. A me non mi sconvolge il pugno chiuso di Toninelli, a me sconvolge un'intervista che oggi ho fatto alla stampa, in cui dice: abbiamo dato risposte rapide alla città. Andiamo alla ciccia. Secondo voi hanno dato risposte rapide alla città, posto che in 91 giorni, 91 giorni hanno impiegato per fare un cavolo di decreto legge, nel quale decreto legge su 46 articoli solo 16 riguardano Genova, e il quale decreto legge è stato oggetto di attacchi parlamentari per il condono su Ischia che gli stessi pentastellati hanno messo nel decreto legge? Allora, amici miei, secondo voi la frase "abbiamo dato risposte rapide alla città" è una frase tollerabile più o meno del pugno chiuso? Il pugno chiuso è una cosa da cretini, va bene? Da cretini. Ma l'idea di aver messo pochi giorni per fare un decreto, il cui decreto si è fermato, si è arenato, ci hanno messo molto a scriverlo per un decreto che molti all'interno del Movimento 5 Stelle non volevano, non è forse questo il punto fondamentale? Ma dateglielo a spiegare a Toninelli. Poi da noi nessun favore alle lobby, per questo ho fatto il pugno chiuso. Insomma, si commenta da sé, ma vi dico, andiamo alla sostanza, non andiamo alla forma. Certo, poi dopo, se tu ti leggi quello che è successo su questo decreto Genova, ti fa impazzire. Nel decreto c'è scritto che il nuovo ponte dovrà essere ecosostenibile, va bene? Ecosostenibile. Guardate, non ho parole, cioè non ho parole, perché se io fossi un genovese, se io fossi uno dei 600.000 genovesi che sta in una città che sta morendo, altro che Torino, che sta morendo perché in questo caso non per colpa sua, beh, oggi un po' incavolato sarei. Se io fossi una di quelle famiglie che ha le case sotto il ponte, che gli è stato permesso di andare poche ore per riprendere nei propri scatoloni la propria vita, oggi io sarei un po' incavolato a vedere il pugno chiuso di come si chiama, di Toninelli. Pugno chiuso dice che è contro le lobby, ma nel frattempo fa il condono per Ischia. Se io fossi un genovese, penserei che in quel decreto fatto di 46 articoli, cosa c'entrano gli altri 30 che non riguardano Genova? Non chiamiamolo decreto Genova, chiamiamolo decreto frutta, decreto frullato, decreto Macedonia, decreto Toninelli, ma non lo chiamiamo così. Vabbè,
Retroscena di Roncone, Corriere della Sera, non mi fido molto del retroscena, devo dirvi della la verità di Roncone, anche se possono apparire gustosi come questo. Brava Silvia, lo facciano di legno, in legno il ponte. Roncone dice che sarebbe Di Maio molto arrabbiato per quel pugno, vatti a fidare. Sallusti dice un pugno in faccia a 43 morti. Cosa c'è di straordinario? Chiede Sallusti che un governo approvi il decreto che ha fatto lui stesso, ed è sbagliato anche per Repubblica quel pugno. Lotta di vertice a Team, ma la lotta di vertice a Team tra Gubitosi e Altavilla, ma è una lotta tra i due azionisti, il francese Vivendi e il francese e gli americani di Elliott, ma lì la vera lotta è sulla rete, se toglierla e come toglierla dalla Telecom. Oggi il Sole 24 Ore ci spiega che nel decreto fatto dal governo, nel nuovo norme che metteranno nel decreto nel, come si chiama, nel codice delle telecomunicazioni, si toglierà la rete a Telecom, ma la sua remunerazione della rete, cioè la rete verrà affittata da Telecom, da Vodafone, da Wind, da Iliad, da tutti questi qua, ma la remunerazione che si dovrà dare alla rete sarà anche in funzione delle condizioni della forza lavoro in questa impresa separata che gestirà la rete. Insomma, ve la faccio breve, metteranno gli esuberi di Telecom all'interno della rete, vedremo quanti, forse ci metteranno anche un po' di debito e tutti noi con le nostre bollette pagheremo gli esuberi della Telecom, già visto con l'Alitalia, né più né meno con la tassa dei 3 euro che pagano tutti i viaggiatori per fondo esuberi all'Italia. È una procedura che qua cambiano i governi, ma è sempre uguale. Fantastico oggi, secondo me, vi ricordate tutta quell'epidemia del morbillo, il bambino figlio dei Novax che aveva contagiato 8 bambini all'interno, Burioni, tutti quanti loro, i Burioni che riescono a dire, vedete i Novax, eccetera, posto che tutti noi ci dobbiamo vaccinare, posto che i vaccini sono sacrosanti, posto che sono dei delinquenti quelli che legano l'autismo alla vaccinazione perché si tratta di una fake news, fatta tutta questa premessa, sennò i deficienti alla Burioni non capiscono che io non sono un Novax, ma sono un Sivax. Bene, poste tutte queste condizioni, cosa succede? Che era una fake news, perché il bambino era vaccinato all'esavalente, i genitori erano Sivax, questi genitori erano Sivax, ma quel bambino, sapete, l'ha preso il morbillo? In ospedale. In ospedale l'ha preso il morbillo, non è lui che l'ha portato all'ospedale, è l'ospedale che gliel'ha attaccato a lui e abbiamo costruito tutta sta grande panna montata su, vabbè, no? L'epidemia, come diceva giustamente lì la responsabile degli ospedali, ma quale epidemia? Le epidemie sono quelle per cui moriamo negli ospedali per resistenza agli antibiotici, le epidemie sono quelle che arriveranno ora per l'influenza di cui il vaccino non è obbligatorio e per cui muoiono centinaia di persone ogni anno, centinaia se arrivare soprattutto nelle categorie più deboli. Ma comunque, senti, siccome noi abbiamo affidato le battaglie a Burioni, siamo tranquilli che lui ci salverà e salverà il mondo. Mentre invece quelli che non vengono salvati gli evasori fiscali. Oggi c'è la Repubblica, il Sole 24 Ore, ma è fortissima questa cosa. La dichiarazione integrativa, cioè l'unica parte del condono fiscale votato dal governo che aveva un senso da un punto di vista economico, e cioè la possibilità di inventarsi 100.000 euro che tu non avevi dichiarato negli anni precedenti e dicevi, ops, mi sono dimenticato di dichiarare 100.000 euro e pagare su quelli una tassa del 20% forfettaria. Bene, scompare per un accordo fatto ieri dal decreto, dalla finanziaria, il che vuol dire che è morto il condono fiscale, cioè c'è il condono Ischia, ma non c'è il condono fiscale, cioè i leghisti la prendono qua in faccia, quelli che volevano il condono fiscale, basta, avranno sì e no una rottamazione delle cartelle, non entro nel merito giusto o sbagliato, dico che su questo il Movimento 5 Stelle porta a casa un grande risultato, il condono fiscale finito, se la dichiarazione integrativa non c'è, vuol dire che il condono fiscale non c'è. Direi che questa è veramente la notizia della giornata, perché dunque, i redditi fino a non si potranno fare dichiarazioni integrative fino a 100.000 euro. Oggi, con uno scarso senso della contraddizione, Maurizio Belpietro sul suo giornale spiega perché in realtà il quota 100 non riduce le pensioni, ma dice esattamente quello che dice il governo, perché sia lui sia un altro giornale, forse il giornale stesso di cui io faccio il vice direttore, spiegano i grafici di itinerari previdenziali, cioè dicono che nei primi, che ovviamente lo Stato pagherà di più.
più, perché tu avrai 5 anni di pensionamento, di età pensionabile di più, ma nei primi 5 anni prenderai di meno perché avrai versato meno contributi. Porro, va a cagare, scemo. Fantastici, io questi li adoro, questi incredibili deficienti che mi danno, che sono qua ad ascoltarmi, che mi danno ascolto e che mi mandano a cagare, li trovo numeri uno. Sapete cosa c'hanno questi nella testa? Questi testi hanno il pugno chiuso di Toninelli, e c'hanno anche non hanno la faccia di Toninelli, poi se li vedete hanno la faccia un po' più scema di Toninelli. Ultima cosa riguarda May, e io lì sulla May, guardate, su questo gran casino della Brexit, si dimettono due ministri, due vice ministri, due membri del cabinetto della May, l'unica cosa che vale oggi è la faccia e la foto di Jacob Rees-Mogg. La foto di Jacob Rees-Mogg c'ha un doppio petto con i revers larghi così, va bene? Poi c'ha questa faccia perfetta che è pettinato, che pare che gli sia arrivata una vacca che gli ha fatto una specie di sputata sulla cosa e là è bloccato così, no? Jacob. Poi c'ha questa camicia proprio inglese a righe bianche e blu, una cravatta inglese, poi c'ha una cartellina e poi c'ha la pancia un po' in fuori, così sta con la pancia un po' in fuori e c'è quest'area così British che mi fa impazzire. È un personaggio di Woodhouse. Voi pensate che poi dopo lui, quando andrà in campagna, andrà sicuramente ad accudire le sue vacche e avrà il grande maiale che avrà vinto, proprio Woodhouse, che avrà vinto i suoi concorsi stupendi. Come Woodhouse, che ci aveva, come ricordate, Jeeves, il maggiordomo che fa tutto per lui, lui c'ha la tata! Sei figli, cattolico, personaggio straordinario, ha la tata dei figli, la tata sua, che è poi diventata tata dei suoi figli, che gli fa la segretaria, cioè Jeeves, che ogni tanto gli spiegherà anche quale camicia e quale cravatta abbinare ai suoi completi. Insomma, una storia straordinaria. È l'Inghilterra più divertente, che mi piace, che mi fa impazzire, di cui io non riesco più a vedere, purtroppo, i lati, diciamo, tremendi per l'Europa, politici, ma soltanto i lati grotteschi e anche, diciamo, di grande tradizione che solo l'impero inglese può avere. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento ovviamente sempre sul sito nicolaporro.it, perché io su questa roba dei termolizzatori voglio tornare. Eccola là, Maurizio, l'imperatrice di Blendix, grande Maurizio, non sono l'unico, per fortuna qualcuno qua la pensa come me, l'imperatore di Blending. Se avete letto Woodhouse, potete partecipare gratis a questa zuppa per sempre. Ciao!